Michele Guardi dice la sua su Vuoi Scommettere, di Michele Hunziker. Due settimane fa è iniziata la nuova edizione di Scommettiamo che, su Canale 5, ribattezzata per l'occasione Vuoi Scommettere. Alla conduzione c'è la talentuosa showgirl Michele Hunziker, la quale è stata protagonista assoluta dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, che tanto successo ha ottenuto lo scorso febbraio. Intanto però non tutti pare siano felicissimi del ritorno del programma di scommesse più popolare del piccolo schermo. Difatti l'autore storico delle edizioni della trasmissione condotta da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci ha voluto dire la sua su questo reboot, non andandoci affatto giù leggero. Michele Guardi, in un'intervista rilasciata al popolare magazine Spin, parlando proprio del programma condotto dalla Hunziker insieme alla figlia Aurora Ramazzotti, ha così sentenziato. In pratica Michele Guardi ha svelato al noto magazine che avrebbe evitato accuratamente di riproporre questa trasmissione. Trasmissione simbolo di Fabrizio Frizzi, il quale è venuto a mancare qualche mese fa. E proprio per tale ragione Guardi ha dichiarato senza tanti peli sulla lingua, che proprio senza di lui questo programma non ha motivo di esistere. Come prenderà la Hunziker queste dichiarazioni di Guardi? Vuoi scommettere? Michele Guardi non l'avrebbe riproposto senza Frizzi. Michele Guardi critica Vuoi scommettere. Difatti il famosissimo autore di trasmissioni di grande successo come I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia, ha svelato al magazine Spin che avrebbe evitato di riproporre questo reboot della storica trasmissione Scommettiamo che, anche e soprattutto per tutto ciò che è successo a Fabrizio Frizzi. Come molti sapranno bene, quest'ultimo ha condotto il programma negli anni 90 in coppia con Milly Carlucci. Un programma storico che tanto successo ha avuto in passato su Rai 1. E l'autore delle edizioni del programma Made in Rai era proprio Michele Guardi, il quale, come detto poc'anzi, non ha gradito granché questo reboot Made in Mediaset. La Hunziker risponderà a tono a Michele Guardi. Comunque sia, sono già andate in onda le prime due puntate su Canale 5, ottenendo risultati in termini di ascolto davvero lusinghieri per la rete. Difatti, inutile negarlo, la media attuale delle prime due puntate, al momento, ha centrato pienamente gli obiettivi prefissati dai dirigenti dell'azienda di Cologno Monzese. Reggerà bene anche la terza puntata?